Sabato scorso un nordafricano, un marocchino, senza permesso di soggiorno, ha picchiato due anziani a Padova, in località Arcella, è stato arrestato e dopo 48 ore è stato liberato. A chi diamo la colpa? Diamo la colpa al magistrato? No, io non do la colpa al magistrato. Sa chi do la colpa? Do la colpa alle leggi. Perché le norme non danno la possibilità al magistrato di incarcerare una persona senza permesso di soggiorno che ha pischiato a sangue due anziani. Ma è una cosa veramente incredibile. Se lei va in un paese come la Romania, una rapina a mano armata sono 18 anni, li fanno tutti 18 anni. In Italia magari dopo 2-3 anni sono già fuori. Senta, Bitonci, prima di andare avanti, mi scusi. Che io ho candidato. Ma lei ricorda di chi è stato? Del suo partito è stato il ministro della giustizia. Lei non ricorda che il ministro della giustizia è stato ferito ad una mano ed è stato dimesso, ovviamente, per problemi di servizio. Dopo è stato ferito da due nordafricani e questi hanno fatto il giorno dopo erano già liberi. Questo possiamo, è il modello italiano. Dunque, ha avuto tutto il tempo. No carceri. Ha avuto tutto il tempo per parlare.